Ciao ragazzi, è arrivato oggi il nuovo robot aspirapolvere di Honeycure che andiamo subito ad aprire. Questa è la scatola che arriva direttamente da Amazon, nonché la scatola originale. All'interno, oltre alle protezioni, troviamo tutto il nostro robot, garanzia, manuale di istruzioni e questo che è il nostro robot. Dopodiché all'interno abbiamo ben 4 spazzole di ricambio. Pennello per la pulizia, contenitore per il lavaggio dei pavimenti, con relativo panno in microfibra, telecomando e relative batterie. L'idea del telecomando è veramente una figata perché consente a persone più anziane e tutte le persone che non sono pratiche con la tecnologia di comandare il robot con il telecomando al posto di utilizzare l'applicazione che per molti magari è di difficile utilizzo. Immagino ad esempio i nonni che non hanno lo smartphone. Dopodiché troviamo panno in microfibra sostitutivo, base di ricarica e relativo alimentatore. Andiamo a scartare il robot più da vicino e vediamo essere intanto di buona qualità, con delle ottime plastiche che non si rovinano. Togliamo i fermi, i quali consentono poi al robot di mappare. Qui sopra abbiamo la torretta laser, questa torretta che mappa laser appunto tutta la nostra casa. Inoltre tutti i sensori, quello anteriore ovviamente per i muri, con anche rifinitura in gomma. Tre pulsanti superiori per il ritorno della ricarica, per il wifi e l'accensione, due ruote laterali molto ammortizzate, ruota anteriore, dopodiché vedo avere due sensori a lato e uno anteriore, questi che servono per le cadute e anche per la rilevazione dei tappeti, e un'ottima spazzola elicoidale che alterna setole e gomma per pulire al meglio. Penso sia anche rimovibile, esatto, in questo modo. Si rimuove il coperchio e si può rimuovere anche la spazzola in questo modo, ovviamente per pulire tutto al meglio. Dopodiché, per iniziare a pulire, basta attaccare le spazzole. Vedete che hanno l'indicazione L sulla spazzola sinistra ed R sulla spazzola destra. Ve ne danno 4, quindi ne avete 2 più altre 2 di ricambio. E qui sotto abbiamo la vaschetta della polvere che possiamo rimuovere per ovviamente svuotare. E qui troviamo tutte le istruzioni per lo svuotamento. Infatti, per lo svuotamento basta seguire questa freccia, tirare la parte posteriore e qui possiamo svuotare ovviamente la polvere raccolta. In questa qui, che è la parte superiore, invece troviamo il filtro per la polvere che può essere tolto e ovviamente pulito. Ma rimontiamo il tutto. Ora vado a testarlo e preparare l'applicazione per poi andare a vedere come pulisce. Procediamo quindi alla prima configurazione. Andiamo a prendere robot, base di ricarica ed alimentatore. Base di ricarica che ha dei bellissimi gommini che la rendono salda al pavimento. La mettiamo in modo da avere un po' di spazio laterale e colleghiamo il trasformatore in questo modo. Ora ci posiziono il robot sopra. Premo il pulsante Welcome to use robot vacuum cleaner. Glad to serve you. The robot is ready. Questo qua l'ha fatto perché ho tenuto premuto il tasto di accensione. Ora ci spostiamo sull'applicazione Honeycure per collegare il robot. Aggiungiamo un dispositivo, ovviamente scegliamo Q6 Lite ed attiviamo il Bluetooth. Tengo premuto il tasto Wi-Fi del mio robot. Start e-network connection mode. Vi dice che va in connessione e andiamo avanti con la configurazione. Il tempo di aggiungere il dispositivo. Si è connesso. Clicchiamo su fine e il nostro dispositivo è pronto per essere utilizzato. Questa è la nostra applicazione, ci dà la percentuale della batteria e tutto quello che possiamo fare. Qui abbiamo l'inizio della mappa che ora andrà a completare. Start cleaning. Quindi clicco avvio e lasciamo che pulisca. E siamo qui per tirare le somme di questo robot aspirapolvere. Parto già dicendovi che non mi è assolutamente piaciuto come robot ed ha tanti difetti,
generati da un unico problema. Il problema è che, a differenza di altri robot aspirapolvere e a differenza della sua versione Pro, che ho recensito qualche mese fa, la sua spazzola qui sotto non si muove, quindi non si adatta alle superfici. E questo genera davvero tanti problemi. Uno di questi è, come starete vedendo dalle immagini di sottofondo, che si blocca in continuazione sui tappeti. Questi tappeti che vedete nel video sono tappeti molto pesanti e molto comuni, nei quali nessun altro robot che ho provato si impigliava in continuazione, e questo robot, non so perché, li solleva e lui si incastra. Ed è una cosa fastidiosissima, perché non riesce a farmi una pulizia intera della casa senza incastrarsi. Quindi veramente un problema. Secondo problema è che si incastra sotto, ad esempio, al divano. Come vedete dalla foto, nonostante io continuassi a sbloccarlo, lui andava lì e si rimpiantava sotto il divano. E non riesco a capire perché, dato il fatto che la sua versione Pro, che ha lo stesso sistema di riconoscimento superfici e pareti, non si incastra in quel modo. Si continua ad incastrare e non riesce più ad uscire. O meglio, diciamo che si impianta, potrebbe uscire semplicemente andando indietro perché non è fisicamente bloccato, ma si spegne e non fa più niente. Un altro difetto, che non è un grave problema ma è fastidioso, e neanche di questo riesco a capire perché, dato il fatto che la sua versione Pro ha gli stessi sensori e non fa questa cosa, è il fatto di sbattere fortissimo addosso alle cose. Tutti i robot che ho provato mappano le pareti, diciamo, facendo pressione nella parte anteriore, che come vedete si alza e si abbassa, ed è giusto. Quindi quando pulisce sentite che un po' urta, sentite qualche piccola botta sulle pareti, mentre quando utilizzate questo robot veramente va fortissimo addosso alle pareti e va fortissimo addosso al battiscopa e ai mobili, ed è molto molto fastidioso perché fa davvero tanto rumore. È molto di più il rumore di lui che sbatte addosso le cose più che il rumore della pulizia in sé. E questo è un problema soprattutto se avete vasi o piante, perché gli va addosso veramente forte e ha rischiato di tirare giù una piccola colonnina con un vaso sopra. Questi secondo me sono difetti molto molto grossi, infatti non sono riuscito a fargli far più di una pulizia intera della casa, perché ogni 2 minuti si bloccava da qualche parte. E ripeto che non so il motivo, perché la sua versione Pro, che vi lascio in descrizione, va davvero benissimo, trovate comunque la recensione qui sul canale e va davvero davvero bene, mentre lui veramente non sono riuscito a fare una pulizia completa. Nonostante la potenza di aspirazione sia buonissima, potete regolarla come volete, da eco fino al massimo, e l'aspirazione comunque è buona, la spazzola tira su molto, alla fine della pulizia trovate davvero tantissima polvere nel serbatoio, quindi pulisce molto bene, e il robot in sé è di buona qualità e anche a buon prezzo. Quindi per questi motivi io non vi consiglio di acquistare questo robot, o meglio ve lo consiglio solamente se avete una casa senza tappeti e senza grandi ostacoli. Vi consiglio invece la sua versione Pro, che costa di più, ha lo svuotamento automatico ma va veramente benissimo. Vi rimando comunque alla relativa recensione sul canale, dove trovate quindi tutte le spiegazioni riguardanti adesso. E mi dispiace anche che un robot di così alta qualità, per quanto riguarda i motori, i materiali e l'aspirazione, abbia così tanti problemi legati principalmente al fatto che le spazzole non si adattano bene alle superfici e ai sensori che lo fanno sbattere così forte addosso alle pareti. Quindi trovate in descrizione il link ai robot che vi consiglio, e vi lascio il link anche di questo robot se per voi questi difetti non sono un problema. Io sono Lorenzo e noi ci vediamo presto in una nuova recensione.